Signori, domani torna finalmente il Napoli in Serie A e torna giocando una partita che storicamente è stata sempre complicata, ovvero la trasferta a Empoli contro una squadra, appunto l'Empoli, che nelle prime 7 giornate ha dato veramente fiato da torcere a tutti quanti. Quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, gli uomini chiave dell'Empoli? Scopriamolo insieme. Allora signori, benvenuti in questo nuovo video. Innanzitutto, come potete vedere, oggi ambientazione serale, perché questo video lo sto registrando di venerdì sera. Voi però lo vedrete domani, cioè sabato. Ne approfitto per augurarvi un buon sabato e in generale un buon weekend a tutti quanti. Detto questo, cominciamo subito e andiamo a studiare l'Empoli di Roberto D'Aversa. Eccoci qua, siamo sul nostro come sempre affidabilissimo FBref e partiamo come sempre dalla classifica. Come vi ho detto nell'intro, l'Empoli è la squadra che sta più sorprendendo in questa Serie A, infatti attualmente si trova al decimo posto con ben 10 punti conquistati in 7 partite, 2 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta. Sconfitta che è arrivata all'ultima partita giocata prima delle nazionali contro la Lazio all'Olimpico. Se avessimo giocato questa partita qualche giornata prima, addirittura avremmo visto un Empoli addirittura in zone, diciamo, europee. A livello offensivo, l'Empoli ha collezionato 6 gol fatti ed è attualmente il quindicesimo attacco della Serie A. Quindi, tutto sommato, possiamo considerare questi numeri nella media, ecco, per una squadra come l'Empoli. A livello di XG 6.4, quindi hanno concretizzato effettivamente quello che hanno creato. Il dato però sorprendente, ragazzi, sono i gol subiti. Soltanto 4 nelle 7 partite finora giocate in Serie A ed è attualmente la seconda miglior difesa della Serie A dietro soltanto alla Juventus. E udite udite, ragazzi, l'Empoli è la quarta miglior difesa in Europa. Vengo io, tanta roba. Solo la Juventus, il Liverpool e l'Ipsia hanno subito meno gol in tutta Europa. Quindi attenzione perché siamo di fronte a una squadra che difensivamente è molto molto efficace. A livello di XG subiti possiamo già vedere una piccola differenza, non tanto piccola in realtà, perché su 4 gol subiti comunque l'Empoli ha registrato un XG subito di 9.7, quindi questo che vuol dire che per quello che si è visto sul campo l'Empoli avrebbe dovuto subire 10 gol e invece ne ha subiti solo 4. Questo cosa vorrà dire? Vorrà dire che evidentemente ci saranno stati miracoli di qualche difensore? Parate miracolose del portiere? Lo scopriremo andando avanti nel video, però la cosa certa è che ha subito meno gol di quelli che avrebbe dovuto subire. Capocannonieri i due attaccanti, Colombo e Sebastiano Esposito. Andiamo adesso un po' più nei dettagli e andiamo a vedere appunto la fase difensiva. Cominciamo dai tiri in porta subiti. Come potete ben vedere, l'Empoli è la terza squadra che ha subito meno tiri in porta in Serie A finora, 22 tiri subiti ed è seconda soltanto al Napoli e alla Juventus. Quindi domani si affronteranno rispettivamente la terza e la seconda squadra che subiscono meno tiri in porta. A livello di parate, l'Empoli si trova un pochino più in alto rispetto al Napoli e alla Juventus, 17 parate effettuate su 22 tiri in porta subiti, quindi questo è un dato che ci fa capire che comunque il portiere dell'Empoli è stato molto sollecitato ed evidentemente in tante occasioni ha anche salvato la squadra da un gol. Infatti, come potete vedere, l'Empoli ha la terza miglior percentuale di parate effettuate, l'81,8%, quindi il portiere è stato molto chiamato in causa. Inoltre, l'Empoli ha registrato finora 4 porte inviolate insieme al Napoli, quindi entrambe si trovano, diciamo, al secondo posto di questa classifica, dietro soltanto alla Juventus. Dopo questi dati uno direbbe partita dove potrebbero esserci poche emozioni e pochi tiri. Scendiamo un pochettino e andiamo invece alla situazione tiri e qui ragazzi la situazione è decisamente diversa perché l'Empoli è la seconda peggior squadra per tiri fatti, soltanto 59, peggio ha fatto solo il Monza e come potete ben vedere Empoli e Napoli si trovano quasi in due poli opposti. Il Napoli ha fatto all'incirca quasi il doppio dei tiri dell'Empoli. A livello di tiri in porta, invece, l'Empoli conferma comunque di essere una delle peggiori squadre, 17 tiri in porta contro i 29 del Napoli. Il dato, diciamo, interessante è che la percentuale di tiri in porta tra Empoli e Napoli
è quasi simile, 28,8 per l'Empoli, 29,3 per il Napoli. Quindi questo che vuol dire? Che l'Empoli tira poco, però spesso c'entra la porta. A livello di passaggi, come potete ben vedere, l'Empoli è la peggior squadra per passaggi tentati. Quindi questo cosa significa? Evidentemente siamo di fronte a una squadra che verticalizza parecchio e che fa viaggiare la palla dalla difesa all'attacco molto velocemente e senza troppi, diciamo, passaggi. Magari siamo di fronte a una squadra che adotta la palla lunga dalle retrovie direttamente agli attaccanti. L'Empoli inoltre è la peggior squadra per percentuale di passaggi completati, quindi non sono proprio una cima nel passaggio. L'Empoli inoltre è la seconda peggior squadra per scambi effettuati, e FBF per scambi intende passaggi che percorrono più di 35 yard di ampiezza del terreno di gioco. Quindi, se ho capito bene, con scambi intende i famosi cambi gioco, quindi passaggio da una fascia all'altra. Inoltre l'Empoli è anche la seconda peggior squadra per cross effettuati, quindi siamo di fronte a una squadra che non fa tantissimi cambi gioco, ma neanche tantissimi cross. E sono tutti questi dati, ragazzi, abbastanza logici, perché come abbiamo visto all'inizio, l'Empoli è una squadra che offensivamente parlando non produce tantissimo, anzi è la seconda peggior squadra per produzione offensiva. E attenzione poi a questo dato, ragazzi, i blocchi, ma blocchi non intesi a livello difensivo, quasi parla di passaggi bloccati dall'avversario che si trovava sulla traiettoria del pallone. Come potete vedere, il Napoli è la miglior squadra in Serie A per passaggi appunto bloccati, e questo è un dato che secondo me va preso seriamente in considerazione, perché vi ricordo che l'Empoli è una delle squadre peggiori per precisione nei passaggi, quindi domani il Napoli potrebbe intercettare molti palloni e potrebbe sfruttare a suo favore questo dato. L'Empoli comunque metà classifica, quindi anche l'Empoli è abbastanza bravo nel bloccare i passaggi avversari. Capitolo contrasti. L'Empoli è la squadra in Serie A che effettua più contrasti, 131, ed è la seconda miglior squadra per contrasti vinti. Quindi siamo un po' sulla falsa riga della partita contro il Como. La maggior parte dei contrasti avviene nella tre quarti difensiva, ed era abbastanza logico. Soltanto 8 i contrasti vinti nella tre quarti offensiva, quindi questo potrebbe essere magari un dato che ci fa capire che l'Empoli non adotta, diciamo, un pressing alto. Attenzione poi a quest'altro dato, ragazzi: l'Empoli è la squadra che vince più sfide in Serie A. Cosa vuol dire? È la squadra che contrasta meglio i dribblatori. Occhio quindi a Kvara, occhio a David Neres, occhio ai dribblatori in generale, che domani potrebbero soffrire. A livello disciplinare, ragazzi, l'Empoli è la squadra che commette più falli in Serie A, 109, quindi aspettiamoci domani una partita abbastanza fallosa. Occhio a Kvara, che probabilmente domani verrà maltrattato. Aspettiamoci quindi domani un Empoli che proverà in tutti i modi a spezzettare la partita. A livello di duelli aerei, l'Empoli è la settima squadra per duelli aerei vinti ed è la prima squadra per duelli aerei persi. Quindi questo cosa vuol dire? Che l'Empoli evidentemente subisce molti duelli aerei, quindi lascia probabilmente crossare parecchio i suoi avversari. E questo potrebbe essere qualcosa che può andare a favore del Napoli, perché se l'Empoli è la peggior squadra, diciamo, è la squadra che perde più duelli aerei, vuol dire che sul gioco aereo gente come Buongiorno, gente come Rachmani, Lukaku, McTominay possono magari domani essere molto pericolosi. Ora spostiamoci in questa sezione di FBF che ci fa vedere praticamente quali sono i migliori calciatori in Serie A nei vari, diciamo, scenari. Ce ne sono un paio dove l'Empoli domina e sono questi due, eccoli qui: contrasti vinti e dribblatori contrastati. Come potete vedere, in entrambi i casi abbiamo Mattia Viti come miglior calciatore. E attenzione, ragazzi, Viti gioca sul lato di Kvara. E poi sotto, come potete vedere, sui salvataggi abbiamo Ismaili. Il famoso Ismaili che qualche mese fa, ricorderete, era stato accostato al Napoli. Ora, vedendo queste statistiche, uno direbbe: ah, allora è forte. Non lo so sinceramente se è forte, però sicuramente c'è un tipo di gioco che in questo momento lo sta andando a premiare. Ragazzi, Ismaili è il calciatore che effettua più salvataggi in Serie A, ben 73.
Detto questo, ragazzi, passiamo a questo articolo. Articolo che potete trovare sul sito del Napoli. Quest'anno il Napoli ha tolto il report allenamento, però ha aggiunto una cosa utile, ovvero l'analisi sul prossimo avversario del Napoli. E qui siamo di fronte all'analisi sull'Empoli. Diciamo che bene o male dice cose che abbiamo visto fino a questo momento. Ho aperto questo articolo soltanto per ricordarvi i precedenti, che stanno qui. Allora, il dato sui scontri diretti è leggermente a favore dei partenopei, che hanno vinto 9 dei 22 precedenti incontri in Serie A. La formazione toscana però ha ottenuto il successo in 5 delle ultime 7 gare. Quindi, ragazzi, nelle ultime 7 sfide in Serie A ne abbiamo perse ben 5. E 2, le ricorderete benissimo, sono state l'anno scorso, con l'1-0 in casa, partita che portò poi all'esonero di Rudy Garcia, e poi la sconfitta in Toscana con Calzona, dove segnò il mitico Cherry. Quindi attenzione, ragazzi, perché i recenti precedenti ci vanno decisamente contro. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere rapidamente le probabili formazioni. Allora, per quanto riguarda il Napoli, diciamo che la formazione ce l'ha fatta un po' Conte ieri in conferenza stampa. Ci ha confermato che non ci sarà Meret, quindi domani Caprile. In difesa l'unico dubbio è legato a Oliveira. Conte ieri ci ha detto che comunque Oliveira si è fatto tutto l'allenamento, ha però detto che è anche un pochino affaticato, quindi secondo me non lo va a rischiare, e quindi io mi gioco uno Spinazzola a sinistra, che andrà a completare il reparto con Buongiorno, Rachmani e Di Lorenzo. A centrocampo, lo sappiamo, ci sarà Gilmour al posto di Lobotka, Mezzali, Anghissà e McTominay. Davanti, Politano, abbiamo capito che è l'uomo imprescindibile per Conte, così come Lukaku. Riguardo Kvara, secondo me domani gioca. Pensandoci un pochino più a mente fredda, secondo me non ha detto i discorsi legati al mal di pancia, secondo me non erano legati al problema del rinnovo di Kvara. Secondo me l'ha detto più che altro per dire: metti caso che non c'ho qualcuno che gioca lì per qualche problema, c'ho David Neres. Non mi sembravano parole proprio per dire: Kvara, stai attento perché c'è Neres che può rubarti il posto. Quindi per me domani Kvara parte titolare. David Neres penso lo vedremo a partita in corso al posto di Kvara e non al posto di Politano. Questa dovrebbe essere invece la formazione dell'Empoli: 3-5-2 con Busquets in porta, difesa composta da Viti, Ismaili e Goblicidze. Centrocampo da sinistra verso destra: Pezzella, Fazzini, Grassi, Anjorin e Jasi. E davanti Colombo e Esposito. Allora, la zona del campo che può essere decisiva domani è la nostra fascia sinistra. Più in particolare, io penso che il duello Spinazzola-Jasi possa essere un duello decisivo. Devo fare una correzione rispetto a prima, perché avevo detto che Viti gioca sul lato di Kvara. No, sbagliato, è Goblicidze che gioca sul lato di Kvara, quindi domani potrebbe esserci questo derby georgiano, perché Goblicidze è pure georgiano. Quindi questi, ragazzi, dovrebbero essere le probabili formazioni di domani. Detto questo, ragazzi, ovviamente le parole di Conte di ieri non dobbiamo dimenticarcele. Partita assolutamente non scontata, partita dove dovremmo essere bravi nel avere più spirito di sacrificio rispetto all'Empoli. Le partite dopo le pause nazionali sono sempre un pochino pericolose, perché comunque i giocatori tornano dai viaggi, tornano comunque un pochino stanchi. Poi mettiamoci dentro anche il fatto che si gioca domenica alla mezza, che è sempre un orario bastardo. Concentrati, non è assolutamente una partita scontata e non dobbiamo pensare che sia una partita facile, anche perché abbiamo visto i precedenti, non lo è mai. La partita contro l'Empoli non è mai una partita facile. Quindi detto questo, ragazzi, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, scrivetemi un pronostico, ecco, scrivetemi un pronostico per la partita di domani. Like, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, iscrivetevi che è totalmente gratis e attivate poi la campanella. Detto questo, io vi auguro ancora un buon sabato e anche una buona domenica. Noi ci vediamo domani nel pomeriggio col post partita. E sempre e comunque, forza Napoli!